Buongiorno a tutti, anzi buonasera. Siamo qua purtroppo in modalità virtuale. A noi, come immaginate, piacerebbe moltissimo potervi incontrare in presenza. La scuola dell'infanzia, per fortuna, quest'anno è totalmente in presenza e devo dire che dal 14 settembre non abbiamo mai perso neanche un giorno di scuola, quindi questo è per noi un grande vanto e non era così scontato. Volevo, prima di introdurre insomma la presentazione di questa scuola, presentarvi un po' la persona che sta dietro le quinte, ma che raccoglierà tutte le vostre domande. La modalità che abbiamo scelto, quella del canale YouTube sulla nostra Tomaseo Web TV, è uno strumento molto importante, molto utile, che ci permette sicuramente di mostrarvi il meglio della scuola, ma non è abbastanza dialogante, per cui abbiamo creato un modo per rispondere, per dialogare con voi e per rispondere alle vostre domande. Prego Mara Rechichi, che è il nostro animatore digitale. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Come diceva la nostra dirigente, siamo in diretta streaming sul nostro canale YouTube, IC Tomaseo Torino. La regia è affidata alla nostra web TV, in regia ci sono Celestino Rossi e Francesca Rossi ed io sono qui per raccogliere anche le vostre domande, che potrete fare inviando un semplice messaggio WhatsApp al numero 335-182-0721. Ve lo ripeto così lo potete appuntare, 335-182-0721. Allora, da questo momento potete cominciare a inviare le vostre domande, se ne avete già di pronte, altrimenti riceveremo quelle che vi suggeriranno gli interventi delle nostre insegnanti, che sono pronte a raccontarvi che cosa accade nella nostra scuola dell'infanzia Plana. Ripasso la parola alla dirigente patriarca. Grazie, io oggi parlerò molto poco. Io dico sempre che la scuola è una partita che si gioca in gruppo, perché l'impegno è veramente, l'impresa è veramente un'impresa fondamentale, lo è ancora di più per una scuola come la nostra, che è un istituto comprensivo, per cui accompagna i vostri bambini, accompagnerà ovviamente se lo vorrete, i vostri bambini dai 3 anni alla prima adolescenza, a 14 anni. Sono parecchi anni di scuola in cui faremo questo cammino insieme. L'istituto comprensivo permette appunto di coniugare l'idea della centralità della persona con appunto quella del progetto comune. C'è un unico progetto, che è un progetto che guarda lontano, partendo proprio da quando i bambini sono più piccoli. Il nostro progetto formativo si chiama Eccoci Qua e la parola centrale, quel ci, rappresenta l'idea di comunità, che per noi è la metafora migliore da cui dobbiamo partire. La parola comunità rappresenta l'idea di appartenenza, di condivisione e soprattutto di inclusione, che mettiamo in tutte le nostre i nostri progetti. Tutti gli studi internazionali, fin da quando i bambini sono piccoli, sottolineano come la qualità del gruppo, la qualità della classe, sia talvolta più importante, anzi sia spesso più importante, della qualità dell'insegnamento, che pur, come tutti sappiamo, fondamentale per il successo scolastico dei bambini e dei ragazzi. La scuola dell'infanzia, lo diciamo sempre da anni oramai, si chiama scuola ed è la prima vera scuola. Molti dei vostri bambini magari sono stati al nido, ma l'ingresso nella scuola dell'infanzia segna proprio un cambio di passo. I bambini imparano, e lo fanno quasi tutti, oramai quasi il 97% dei bambini frequenta una scuola dell'infanzia e imparano proprio in questo luogo a condividere il tempo, lo spazio con gli altri bambini, a condividere, a rispettare le regole, ma soprattutto cominciano ad imparare. E questo imparare a imparare è proprio un habitat mentale che acquisiscono proprio partendo dall'osservazione, dalla scoperta, dal classificare, dall'ordinare, dal formulare ipotesi, farsi delle domande, ascoltare gli altri, ascoltare gli
insegni adulti e soprattutto i propri compagni, raccontare le proprie esperienze, immaginare che cosa può succedere o che cosa potrebbe succedere e confrontarsi con i linguaggi diversi. In particolare questo aspetto, da noi lo vedrete, è molto molto centrale. Le nostre sezioni sono sezioni omogenee, per cui i bambini che entreranno saranno tutti bambini di 3 anni. È una scelta che è diventata una scelta pedagogica, ma che è partita da un'osservazione della nostra scuola. Prima o poi ve la faremo vedere, anzi è proprio in programma un tour virtuale della scuola, ma è assolutamente uno spazio bellissimo, ma è assolutamente fatto di 3 sezioni che hanno caratteristiche diverse e che non sono adatte a tutta l'età. Per esempio, una non ha assolutamente uno spazio per la nanna, ha i bagni molto distanti, quindi i bambini devono essere più autonomi, un'altra invece ha un grande spazio per dormire e ha i bagni più vicini. Insomma, sembrava questa scuola costruita apposta per ospitare 3 sezioni omogenee. E così abbiamo fatto, ma questo ve lo racconteranno meglio, molto meglio di me, con molta più concretezza, gli insegnanti. Passerei proprio la parola alla maestra Santina Andolina, che è la responsabile di Plesso e che si occupa proprio dell'organizzazione degli spazi e quindi è la persona più adatta a dirvi e a raccontarvi, a precisarvi l'orario scolastico e com'è organizzata la scuola. Prego Santina. Grazie Preside, buonasera a tutti. E sono Santina Antolina, referente della Scuola dell'Infanzia Plana. Ecco oggi e siamo qui proprio perché vogliamo farvi fare un giro virtuale nella nostra scuola, perché come diceva la Preside, la Scuola dell'Infanzia è una scuola, ha delle finalità. In maniera particolare le finalità della Scuola dell'Infanzia sono quelle di contribuire allo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, delle competenze e avviare il bambino anche ad una prima fase di cittadinanza. Ecco, ma tutto questo si può fare se i bambini sono inseriti in un contesto educativo, in un ambiente di apprendimento dove ci sono degli spazi che sono stati strutturati per questo, per consentire ai bambini di poter socializzare, di fare il gioco simbolico, comunque tutti diciamo che gli spazi strutturati insieme a una giornata scolastica di un certo tipo. E questo è quello che fa di una scuola la differenza, cioè ne contribuisce ad essere una scuola di qualità. Allora, ecco che non potendolo fare di presenza, vogliamo farvi visitare la nostra scuola. Infatti, vi volevo dire che la nostra scuola è ubicata in un edificio storico, è un edificio dell'Ottocento, era una biblioteca militare. È ubicata in via Plana 2 a 2 passi di Piazza Vittorio, quindi siamo nel centro storico e diciamo che questo favorisce comunque, ci consente di sfruttare tutte le opportunità che sono nel territorio. Questa scuola, essendo un edificio storico, ha subito una importante ristrutturazione, non solo importante ma anche intelligente, che come diceva prima la Preside, ha fatto sì che ci fossero appunto queste 3 sezioni. La nostra scuola ha queste 2 sezioni a pian terreno, come diceva lei, e come vedrete hanno questi soppalchi in legno e le divisioni sono fatte da vetri. La nostra è una scuola trasparente. Vedrete la sezione dei 3 anni, che è quella che è appunto la prima sezione che vedrete, che state vedendo, ed è quella che la Preside appunto descriveva dicendo che il bagno dei bimbi è più vicino, perché se vi ricordate prima vi ho detto che la scuola dell'infanzia punta all'autonomia del bambino, quindi avere degli spazi che consentono al bambino di muoversi liberamente, questo è molto importante. Ecco, vedete questi spazi come sono strutturati, questa vetrata che comunque separa il saloncino dalla sezione e quindi isola.
questo è un contesto educativo molto importante, cioè lo spazio dedicato alle attività pittoriche, lo spazio dedicato al gioco simbolico. Andando avanti avrete anche notate, ecco, vedete, questo è il salone. In questo salone c'è una bellissima scala che da poco vedrete, che osservandola sembra la prua di una nave. Questa scala conduce al piano superiore, dove, vedete, abbiamo due laboratori molto importanti. Ecco, state vedendo la scala. I laboratori sono quelli che state vedendo dietro a quell'enorme lampadario bellissimo che abbiamo nella nostra scuola. Laboratorio di lettura, che diventa anche laboratorio musicale, e il laboratorio grafico pittorico. Ecco, avete intravisto il nostro giardino. Ma continuerò, non so se avete già visto, ecco, questa invece è la sezione dei cinquenni. Scusate, questo è il laboratorio all'interno, abbiate pazienza. Questi sono i laboratori all'interno, ecco, li vediamo. Questo è quello dedicato allo spazio grafico pittorico, ci sono anche delle palle che servono per la psicomotricità. Ecco, vedete, quello che vi dicevo, l'edificio storico ha questa caratteristica di avere queste volte altissime, no? Quindi su queste due volte vengono poi strutturati gli ambienti, cioè la parte superiore sono i laboratori e la parte inferiore è la sezione. Il giardino, volevo dirvi due cose del giardino, magari riusciremo anche a vederlo. Questa è la sezione dei cinquenni, vedete, anche questa è una sezione che ha uno spazio più dedicato e strutturato per gli apprendimenti e uno spazio più di gioco libero. Ecco, il giardino, ecco una nota importante, il nostro è un giardino di una scuola appunto che si trova in centro e quindi certamente non ha tutto il verde che può avere una scuola di periferia o una scuola fuori Torino, però è un giardino che sta subendo una ristrutturazione in questo momento, praticamente già veramente 2 anni fa era iniziato un percorso di ristrutturazione che rientrava nel progetto, in un progetto che era bambini in collaborazione. Allora, la mia scuola è differente, scusate, ecco, un progetto della mia scuola è differente ed era in collaborazione con il Politecnico di Torino. Sono stati fatti degli studi e infatti quest'anno spero appunto che il prossimo anno a settembre riuscirete a trovare un giardino con delle fioriere in cui i bambini potranno fare anche giardinaggio, avremo anche degli spazi in cui i bambini potranno giocare, dei tavolini adatti, quindi questo spazio si sta modificando. Allora, vi dicevo prima che la qualità di una scuola si misura appunto dall'organizzazione degli spazi e della tipologia, dei tempi della giornata scolastica. Allora pregherei la regia di lanciare un piccolo video dove noi vi faremo vedere una giornata tipo, ecco, dove voi potrete vedere le varie fasi che vanno dall'accoglienza al saluto. Prego, grazie.
Allora, grazie. Avete potuto vedere un piccolo assaggio del video. Ma questo era per farvi vedere che la scuola dell'infanzia è un luogo di apprendimento, ma è anche un luogo di cura, il luogo in cui i bisogni dei bambini sono al primo posto. Ecco, a questo proposito vi volevo anche introdurre agli orari, perché su questo video vi siete un po' resi conto della scansione della giornata scolastica, e quindi in base a questo vi do così una delucidazione sugli orari. So che i genitori ci tengono moltissimo, e quindi anche per prepararvi, per sapere a che cosa andrete incontro. Allora, la nostra scuola è aperta dalle 8:30 alle 16:30, ma questo non deve preoccuparvi, perché noi comunque abbiamo un servizio di pre-posti scuola, per cui chiunque ne avesse necessità può fare la richiesta, perché con 10 richieste si attiva questo servizio. Perché questa scelta? Perché noi dall'inizio stiamo parlando di scuola di qualità, e quella qualità vuol dire anche avere più compresenza con gli insegnanti,
Chiudere la scuola alle 16:30 vuol dire che per 3 giorni la settimana noi insegnanti siamo in compresenza. Arriviamo a scuola alle 10:30 e abbiamo l'opportunità di poter lavorare con i bambini in piccoli gruppi, facendo delle esperienze laboratoriali e portando avanti dei progetti che più avanti vedrete, perché la nostra scuola non è finita qui, è anche altro. E allora, in maniera particolare, vi vorrei così segnalare appunto l'ingresso dalle 8:30 alle 9, poi abbiamo una prima uscita prima del pranzo, che è dalle 11:45 a mezzogiorno. Una uscita dalle 13 alle 13:15 e poi c'è l'uscita finale, cioè a dire 16:20, scusate, 16:20, alle 16:30 la scuola chiusa. Non vi ho detto gli orari del pre post scuola. Chi vuole può usufruire del prescuola dalle 7:30 alle 8:30, mentre per quanto riguarda il posto dalle 16:30 alle 17:30. Il servizio sarà esternalizzato e il costo sarà a carico delle famiglie che ne faranno richiesta. Io credo di aver concluso, grazie. Vi aspettiamo numerosi e passo la parola alla nostra preside Lorenzo Patriarca. Grazie maestra Santina, faremo poi magari pubblicheremo insieme al video che sarà poi disponibile dai prossimi giorni per rivederlo per chi volesse di nuovo tornare su queste immagini. Infileremo anche una slide con la sintesi degli orari e della parte organizzativa, perché probabilmente nelle sovraimpressioni che sono andate in onda poco si leggeva, o perlomeno io lo vedevo male. Ecco. Volevo, prima di passare la parola all'insegnante che si occupa del piano dell'offerta formativa e dei progetti, che è la maestra Stefania Cannella, volevo completare insomma le indicazioni per quanto riguarda la modalità di iscrizione. Troverete già presso la nostra scuola delle cartoline informative che in pratica sintetizzano quanto sto per dirvi. Le iscrizioni da quest'anno sono iscrizioni unificate su tutto il territorio della città. Quindi, con una sola domanda è possibile iscriversi a 6 scuole diverse, siano esse comunali, statali o paritarie. Tutte queste scuole ovviamente devono aver condiviso gli stessi criteri. Quindi le modalità di iscrizione saranno comunque modalità online, avranno la stessa durata, la stessa partenza delle iscrizioni delle scuole, degli altri ordini di scuola. Si partirà dalle ore 8 del 4 gennaio alle ore 20 del 25 gennaio 2021 e la domanda verrà presentata dal genitore o da un tutore, potrà essere come dicevo, presentata solo online sul portale Torino Facile. Trovate qui sulla slide l'indirizzo del sito di riferimento. Per ora non è ancora possibile farlo, ma appunto da gennaio potrete trovare il link proprio a quell'indirizzo. Per iscriversi però, attenzione, sono necessarie le credenziali SPID, cioè quelle del Sistema Pubblico di Identità Digitale, che viene rilasciato gratuitamente dagli enti accreditati, ma bisogna andare sul portale dedicato allo SPID e direi che chi non è dotato di SPID farebbe meglio a cominciare a muoversi per averlo, perché senza lo SPID non ci si può iscrivere. Presso il comune ci sono comunque degli sportelli da cui ci si può far assistere. Quali sono i criteri di iscrizione quest'anno? Sono, come dicevo, dei criteri unici su tutto il territorio cittadino che sono stati condivisi e sulla base di questi criteri unici verranno definite delle graduatorie cittadine. Ovviamente poi si entrerà nella scuola di riferimento sulla base dell'ordine di preferenza che si è indicato.
usciranno prima delle graduatorie provvisorie per una decina di giorni, poi potrete eventualmente segnalare degli errori nel caso e poi le definitive. Il punteggio terrà conto ovviamente di alcune priorità che riguardano la disabilità, il disagio, problematiche certificate. In questo caso, poiché nella nostra scuola entrerà un'unica sezione fatta tutta di bambini di 3 anni, ovviamente i disabili che potranno trovare accoglimento saranno solo uno, e così altrettanto le problematiche certificate e i disagi saranno ridotte sulla base del numero di bambini richiedenti. Ovviamente la residenza nel comune di Torino dà un punteggio significativo, la famiglia monogenitoriale, il carico familiare, la condizione lavorativa. Carico familiare riguarda il numero dei figli, eventualmente la presenza di un disabile in famiglia, la condizione lavorativa, quindi se dei genitori lavorano fuori sede o con dei turni particolarmente penalizzanti hanno un punteggio aggiuntivo, la residenza nel quartiere di riferimento della scuola, nel nostro caso nella zona, la scuola indicata come prima scelta, quindi se mettete la nostra scuola come prima scelta avete un punteggio di priorità, e i fratelli e sorelle che frequentino nella scuola dell'infanzia o in una delle altre scuole del nostro comprensivo. I posti, ripeto, saranno assegnati automaticamente rispetto al posto occupato nella graduatoria generale. Ovviamente tenendo conto della preferenza più favorevole, quindi non è detto che entriate subito nella prima scuola scelta. In quel caso potrete rifiutare in attesa di essere accettati nella prima scuola, ma se l'accettazione avviene nella prima scuola indicata, la rinuncia comporta la cancellazione da tutte le graduatorie. Saranno disponibili comunque tutti i materiali, dicevo, qui scrivevo a breve, ma le maestre mi hanno avvisato che già a scuola potete ritirare il materiale di cui parlavo. Chiudo e prima di passare la parola alla maestra Stefania Cannella, credo che ci sia un video che racconta un po' i progetti della scuola, che sono davvero tanti e molto molto significativi. La scuola lascia davvero un segno, la nostra scuola. Prego. Buonasera, sono Stefania Cannella, referente delle attività didattiche della Scuola dell'Infanzia Giovanni Plana dell'Istituto Comprensivo Nicolò Tommaseo di Torino. La nostra scuola accoglie i bambini dai 3 ai 6 anni e si occupa di sviluppare l'identità, l'autonomia e le competenze all'interno di una programmazione educativa didattica che ha uno sfondo integratore comune. Nella scuola dell'infanzia plana vengono attivati dei progetti a seconda dell'età dei bambini, delle loro preferenze, dell'offerta del territorio e delle proposte del nostro istituto comprensivo. Vediamo brevemente i nostri progetti. Dipingere, colorare, osservare immagini, fotografie o quadri, innanzitutto sono, come chiunque sa, un piacere per i bambini. Questo laboratorio nasce quindi dal desiderio di educare i bambini all'arte, effettuando un percorso di scoperta delle opere d'arte, per trarne emozioni, sensazioni, spunti di attività, arricchimenti e approfondimenti. Gli autori moderni e contemporanei, in particolare, sono in sintonia con la fantasia e la creatività del mondo bambino. Effettuare quindi esperienze attive, riproduzione di qualche opera, è sicuramente un modo creativo, ricreativo e ludico di accompagnare i bambini a piccoli passi verso l'arte, perché se ne possano avvicinare con curiosità, per poi innamorarsene. Durante questo percorso avranno modo di sperimentare tecniche diverse utilizzate dai grandi del passato fino ad arrivare agli strumenti tecnologici del presente. Il bambino, nel suo gioco spontaneo con i suoni, fa già dai primi mesi di vita della musica. Questa attività, quindi, deve essere considerata, valorizzata e sottratta alla banale sfera del rumore. Un errore che si riscontra con molta frequenza è quello di distinguere suono e rumore. Se si osserva con attenzione le principali condotte e motivazioni musicali del bambino,
si nota che sono largamente sovrapponibili a quelle del musicista adulto. Esse sono l'esplorazione, l'espressione e l'organizzazione. Con i più piccoli l'attività verrà centrata piuttosto sul suono e il gesto, fino a diventare, con i più grandi, un gioco musicale con delle regole. Insomma, la musica è un gioco da bambini. La capacità di ascolto nei bambini è diminuita e nello stesso tempo è aumentata la frenesia e l'ansia da prestazione. La finalità dello yoga a scuola è quella di aiutare i bambini a scoprire o riscoprire il valore dell'ascolto per migliorare la capacità di comunicare e di conseguenza ridurre notevolmente il livello di aggressività, aumentando così la propria autostima. Lo yoga per bambini offre la possibilità di percepire se stessi in un modo nuovo e meraviglioso. L'apprendimento precoce di una lingua straniera è un'opportunità per lo sviluppo generale delle abilità linguistico-cognitive. Si inizia con la comprensione di alcuni comandi per andare pian pianino ad introdurre vocaboli di uso comune tramite ripetizioni di giochi e canzoncine. L'inglese non è inserito in un'ora specifica e isolata dal resto del curriculum, ma viene integrata quotidianamente durante le attività di routine. Coding significa programmare, ma non solo, anche imparare a organizzare le idee, sviluppare il pensiero logico e critico e le capacità di risolvere i problemi. Un modo diverso di aggiungere informazioni al proprio bagaglio di conoscenze, percorrendo strade diverse per apprendere e per insegnare. I bambini si cimentano in attività nuove divertendosi. Ragionare sui problemi e cercare soluzioni creative favoriscono anche i rapporti interpersonali tra bambini e tra bambini e insegnanti. Le attività preparatorie alla scuola primaria hanno come obiettivo principale portare il bambino alla consapevolezza dell'uso di strumenti pratici e allo sviluppo di capacità di problem solving per consentirgli di vivere serenamente il passaggio all'ordine di scuola successivo. Questo momento è molto delicato, in quanto i due mondi, quello della scuola dell'infanzia e quello della primaria, presentano aspetti peculiari che li differenziano l'uno dall'altro e mettono il bambino di fronte a richieste nuove e compiti che per essere affrontati con serenità necessitano il consolidamento di sicurezze che il bambino inizia a maturare nel corso della scuola dell'infanzia. Per questo motivo, nel nostro istituto si organizzano diversi momenti di continuità con i compagni e le maestre della scuola primaria durante tutto l'anno scolastico per offrire ai bambini un sereno passaggio tra i due ordini di scuola. Outdoor education è anche passeggiare per la nostra fantastica città e ritrovarci a Gini Cavour, al Parco del Valentino, immersi nei colori delle foglie in pieno autunno. Condividere momenti di scuola, intesa come comunità, all'aria aperta, insieme ai propri coetanei, rinforza le capacità sociali dei bambini e delle bambine che, trovandosi in un contesto diverso da quello dell'aula scolastica, sono spinte ad interagire con se stessi e con gli altri in modo differente. Alcune attività, inoltre, aumentano la consapevolezza verso i temi del rispetto dell'ambiente, della percezione del sé nel mondo e della salute di corpo e mente. La nostra scuola è aperta alle iniziative del territorio, come quelle offerte da Crescere in Città. Spesso entra nei musei di Torino, partecipando ai laboratori da loro organizzati, come il MAO, il Museo del Cinema, Palazzo Madama, la GAM, il Museo Egizio, l'Osservatorio Astronomico di Pino Torinese e anche a teatro. Inoltre collabora con associazioni e biblioteche per percorsi di lettura coprogettati. Ogni bambino è in sé diverso ed unico, e così la famiglia di provenienza. La scuola dell'infanzia Plana accoglie queste diversità per arricchire il proprio ambiente educativo. Le famiglie sono per il nostro istituto una risorsa fondamentale. Per questo non mancano momenti di confronto, di collaborazione e festa, come l'allestimento della scuola per Natale e la creazione dei costumi di carnevale.
A volte si realizzano delle vere e proprie attività educative grazie all'aiuto dei genitori, come Mani in Pasta e l'Orto a Scuola, per poi concludere il percorso scolastico tutti insieme con la festa di fine anno. Buonasera, e questa, come avete visto, è l'offerta dei nostri progetti che può variare, dipende, come avete sentito all'inizio, dalle preferenze, predisposizioni dei bambini, dalle offerte del territorio e dalle proposte del nostro istituto. Questo perché noi siamo molto sensibili e crediamo che una scuola debba ascoltare anche altri, come ad esempio anche la famiglia. Quindi durante le riunioni di inizio anno accoglieremo anche le vostre proposte, ne discuteremo insieme e verranno poi eventualmente approvate dal collegio docenti ed inserite nel nostro TOF. Come ha detto la nostra dirigente all'inizio, il TOF che è pubblicato sul nostro sito dell'Istituto Comprensivo Tommaseo e si intitola Eccoci qua. Perché questo titolo? Perché appunto in questo titolo trovate le dimensioni fondanti della nostra proposta educativa e come sottolineava la nostra dirigente sempre ad inizio, la relazione, l'appartenenza e la territorialità. Questi ecco appunto i nostri progetti e se eventualmente avete domande da fare vi risponderemo in seguito. Grazie, adesso passerei la parola alla nostra dirigente. Grazie Stefania di questa presentazione, anche ovviamente tutti i video sono realizzati dai docenti e rappresentano bene la ricchezza dell'offerta formativa che, come dicevo, è un'offerta formativa che deriva proprio dalla presenza del comprensivo. Quasi tutti i progetti sono progetti che i bambini poi ritroveranno nelle scuole successive, faccio l'esempio dell'inglese con la teacher assistant, la musica realizzata dagli insegnanti della scuola secondaria in prestito formativo, le attività di coding che riguardano il progetto Riconnessioni per l'educazione digitale. Molte delle attività, ripeto, sono delle attività di istituto e la ricchezza appunto della scuola è quella di saperle articolare per le diverse fasce di età. Un'altra cosa che ci tenevo a dire di questa scuola dell'infanzia è che è stata una scuola che ha saputo muoversi con grandissima capacità nel periodo del lockdown, della chiusura. Hanno realizzato un sito con tutte le attività e almeno tre volte la settimana si collegavano con i bambini e inviavano materiale. Trovate queste esperienze nella sezione del sito dell'Istituto Tommaseo, nella sezione dove c'è appunto didattica a distanza. Credo che sia una buona visione e che suggerisco. L'ultima cosa che dico prima poi di passare il microfono alle insegnanti della sezione dei cinquenni, che quindi il prossimo anno saranno le maestre che i vostri figli incontreranno, è appunto quella che questa impresa, cioè l'impresa di far crescere bene i nostri bambini, è un'impresa a cui noi mettiamo tanta passione e tutte le nostre energie, collaboriamo in tanti, è una partita che si gioca in gruppo, ma nel gruppo un ruolo fondamentale è proprio quello dei genitori. E tanto più piccoli sono i bambini, tanto più è importante che il lavoro sia un lavoro di squadra. Quindi bisogna sempre parlarsi, confrontarsi, segnalare i problemi o le cose che eventualmente non ci piacciono. Gli insegnanti sono accoglienti, dialoganti ed è il modo migliore per lavorare. Chi è al Tommaseo poi scopre che questo non è un impegno solamente legato alla sezione o alla scuola dell'infanzia, ma farete proprio parte di una comunità più allargata. Quindi ne approfitto per presentarvi il nostro presidente del consiglio d'istituto, che purtroppo non è qua con noi oggi perché è un medico e quindi in questo periodo ha molto da fare, ma lo vedremo in video. Prego.
Ciao Lorenza, eccoci qua, quest'anno in maniera un po' particolare, speriamo che sia l'unico. No, infatti, speriamo dal prossimo anno di poterci rincontrare tutti di persona. Allora, ti presento perché i nostri ospiti non ti conoscono, ti conosceranno perché è il nostro presidente del Consiglio d'Istituto. Prego, Diego. Eccoci. Io mi chiamo Diego Pavesio, qualcuno di voi magari mi conoscerà per motivi lavorativi. Tutti gli anni quando facciamo l'incontro a teatro ho spesso diversi amici che vengono per sentire non tanto me quanto la bravissima Lorenza Patriarca illustrare la nostra scuola. Purtroppo sì, tanti anni che parlo, che vado a teatro, che cerco di spiegare quello che è la tombazione, quello che è, diciamo, lo spirito che anima questa scuola. Quest'anno purtroppo, come tutto, ci troviamo davanti a uno schermo e dobbiamo parlare da qua, ma spero che l'anno prossimo si possa di nuovo essere in presenza. La Tommaseo, io sì, ho tre figli, in realtà il più grande è già al liceo, per cui ho ancora una all'elementare e una alle medie, e quindi frequento e conosco la scuola ormai da 9 anni. La scuola ha alcune particolarità, sicuramente la più importante è quella dell'inclusione, ossia la scuola ha una onlus che si chiama Atomi, che vuol dire Associazione Tommaseo per l'Inclusione, e fa dell'inclusione proprio lo spirito fondante dell'istituto comprensivo. Inclusione vuol dire non lasciare indietro nessuno, inclusione vuol dire andare incontro alle esigenze dei più deboli, e questo penso ci venga riconosciuto un po' da chiunque abbia avuto la possibilità di conoscerci e di frequentare questa scuola. Grazie Diego anche per esserci, perché tutti sappiamo quanto un medico in questo momento sia impegnato, abbia delle giornate piene. Stasera non potrai essere con noi personalmente, quindi ti abbiamo registrato, ma anche questo tempo di registrazione so quanto ti costi, e quindi grazie moltissimo. E appunto l'ultima cosa che vorrei che tu dicessi, appunto, noi siamo una scuola che fa anche grande, usa anche un grande coinvolgimento dei genitori. Noi diciamo sempre sceglieteci con cognizione, perché poi quando ci siete dentro non vi liberiate, non vi liberate di Maseo. Quindi sì, in ogni iniziativa. Quindi volevo un po' che tu dicessi che cosa significa essere genitore in Tommaseo, che tu sia contento, lo immaginano tutti, se no non ci avresti mandato tre figli. E sicuramente, tra l'altro, insomma, in situazioni diverse, andate diverse, quindi sei davvero un testimonial privilegiato. Però secondo me quello che fa un po' la differenza nella nostra scuola è, appunto, come dicevi tu, sentirsi parte di un progetto. Sì, questo è indubbio. Fino allo scorso anno, fino all'epoca pre-pandemia, noi avevamo due grandissimi eventi che coinvolgevano tutto l'istituto comprensivo, che comprende 5 plessi, dalle materne alle medie, ed è la festa della scuola, che veniva fatta in presenza, mentre quest'anno abbiamo dovuto farla ovviamente tramite computer, ed è la festa di fine anno che viene fatta ai giardini Cavour, che raccoglie migliaia e migliaia di papà e di mamme, di bambini, ma anche di gente del quartiere, che in quanto la festa è diventata un po' come fosse la festa del quartiere. È una festa che ha lo scopo di raccogliere fondi, e tutti gli anni riusciamo a raccogliere veramente i fondi che ci permettono poi di andare a vicariare quelle che sono le deficienze storiche della scuola italiana, quindi finanziamenti per dei progetti che vengono fatti, come dicevo prima, proprio con lo spirito di andare incontro alle persone più in difficoltà. Oltre alla festa della scuola, durante tutto l'anno si è sempre sviluppato il torneo di calcetto, detto del calcetto dei papà, che è un torneo che permette proprio di fare rete, dove ogni classe o anche tra diverse classi i genitori fanno delle squadrette, poi si gioca durante tutto l'anno e le finali sono poi proprio a cavallo della festa della scuola. È ovvio che questo ha permesso nel corso degli anni di sviluppare uno spirito
proprio di fratellanza molto importante, perché poi ci si riconosce per strada, ci si vede i giardini. Noi abbiamo la fortuna di avere, parlo per il plesso centrale qui della Tommaseo, di non avere, cioè noi non abbiamo un cortile, ma abbiamo la fortuna di avere i giardini Cavour, che sono un po' il cortile di casa, e quindi quello è il luogo di ritrovo che è sempre stato e che tornerà ad essere per tutto il mondo che ruota intorno alla scuola. Io ti ringrazio, ti saluto, ti lascio al tuo lavoro e a presto. Sì, tanto noi ci vediamo e ci sentiamo con gli altri genitori che sceglieranno la scuola e ci vedremo davanti all'elementare l'anno prossimo o comunque ai giardini Cavour sicuramente. Allora, buongiorno ancora, ben ritrovati. Concludiamo la nostra carrellata con la presentazione delle insegnanti della sezione. Dicevo, le insegnanti di sezione nella scuola dell'infanzia sono sempre due, talvolta tre se ci sono bambini con bisogni educativi speciali. Le due maestre del prossimo anno sono qui con noi e sono la maestra Francesca Dogliani e la maestra Tiziana Marnetto, che parleranno nell'ordine. Lascio la parola a loro che si presentino. Prego. Buonasera a tutti. Mi presento, sono la maestra Francesca Dogliani e insegno nella sezione dei Rossi insieme alla collega Tiziana Marnetto. Noi stiamo portando ora a termine il percorso dei bambini cinquenni che nella nostra scuola hanno affrontato un cammino di crescita sotto tanti punti di vista, ovviamente fisico ma anche cognitivo, sociale e relazionale, e che in questo arco di tempo hanno acquisito gradualmente le competenze indispensabili per continuare ad apprendere nella scuola primaria e lungo l'intero arco di vita. Noi crediamo molto nell'importanza di instaurare nuovi legami di comunità e solidi rapporti di fiducia con le famiglie dei nostri alunni. Rapporti che valorizziamo, favorendo la partecipazione attiva dei genitori in alcune attività didattiche, ad esempio l'orto a scuola e la realizzazione di prodotti artigianali, come avete potuto vedere precedentemente nel video illustrato dalla collega Stefania Cannella. Siamo pronte ad accogliere i vostri bambini per aiutarli ad estendere le loro curiosità, le loro esplorazioni e a favorire lo sviluppo dell'autonomia, che va intesa proprio sia nell'avere fiducia in se stessi, nelle proprie capacità, ma anche negli altri, avviando i piccoli allo sviluppo di un senso di appartenenza, in primis al gruppo classe e progressivamente alla comunità, approcciando così alle prime esperienze di cittadinanza attiva. Ora passo la parola alla mia collega Tiziana e ovviamente resto a disposizione per le prossime domande. Grazie. Buonasera a tutti, sono Tiziana Marnetto, sono la collega di Francesca. Io entro in Tommaseo quando la scuola è stata accorpata all'istituto, quindi la scuola dell'infanzia Plana è diventata parte integrante dell'istituto Tommaseo. Sono passata di ruolo un po' di anni fa e quindi diciamo che io sono la parte della coppia con radici più scolastiche, Francesca è la parte innovativa, però andiamo molto d'accordo e ci compensiamo molto. Noi siamo pronte ad accogliere i vostri piccoli, siamo entrambe mamme, quindi sappiamo l'importanza di questo passaggio e che voi ci affidate il bene più prezioso che avete, i vostri piccoli. I bambini, come ha detto prima la dirigente della scuola, la dottoressa Patriarca, sono bambini tutti treenni, i nuovi Rossi saranno tutti treenni e quindi l'ingresso sarà graduale, proprio per permettere ad ognuno di trovare un clima sereno, accogliente, e anche perché così noi possiamo dedicare ai vostri piccoli più attenzioni possibili. Tendenzialmente l'inserimento durerà un paio di settimane, poi chiaramente vedremo i bambini come reagiranno durante l'arco delle giornate, e comunque un'altra parte importante che ci teniamo a precisare è che io e Francesca vi contatteremo una volta stilata la graduatoria definitiva per avere la possibilità di avere un colloquio individuale con ogni famiglia, proprio perché così ci conosciamo prima di tutto, speriamo in presenza, ecco, e poi perché è un aiuto importante per noi per far sì che i vostri piccoli vengano accolti
nel miglior modo possibile, proprio perché così tramite voi abbiamo la possibilità già di conoscerli, no? Di poterli accogliere, non so, magari chi è appassionato di macchinine, chi preferisce un puzzle, proprio per farli sentire già nella loro nuova dimensione, nella loro nuova casa. E quindi vi aspettiamo a braccia aperte, sperando di potervi vedere presto. Grazie a tutti e rimaniamo disponibili in linea per le vostre domande. Grazie, buon proseguimento e buona serata a tutti. Buongiorno, riprendo la parola prima di passarla al nostro animatore digitale per la raccolta delle domande. Troverete la slide con la slide con i nostri indirizzi. Dicevamo prima che siamo una scuola accogliente, dialogante, questi sono gli indirizzi a cui potete scrivere per chiederci qualcosa di più o per chiederci un ulteriore appuntamento se ci sono dei problemi. Ovviamente vi chiediamo di scriverci o per sapere qualcosa di più sulle iscrizioni, ma poi vi incontreremo dopo che saremo certi che sarete i nostri iscritti. Normalmente la nostra scuola, essendo una scuola molto centrale e poi una scuola, ripeto, di un istituto che ha una grande credibilità sul nostro territorio, ha sempre molte iscrizioni, quindi purtroppo non riusciremo a prendere ad accogliere tutti i bambini che si iscriveranno, speriamo quanti più bambini possibili. Passerei allora la parola alla nostra Mara, perché ci dica cosa avete scritto di noi e cosa volete sapere ad oggi, ad ora. Allora, ci sono diverse domande, provo a sintetizzare diciamo gli argomenti più sentiti. Intanto c'è necessità di avere delle info sui costi della scuola, poi come avvengono e se sono possibili dei trasferimenti durante l'anno, per esempio se ci sono bambini che possono essere trasferiti da altre scuole verso la nostra scuola e come si fa, quali sono le modalità. Poi se per esempio bambini che compiono 2 anni entro il 31 gennaio del 2021, se sarà possibile iscriverli. Poi ancora bambini che invece compiono 3 anni a dicembre dell'anno prossimo, quanti bambini in media ci sono per ogni classe? E come viene identificata la zona prioritaria per l'iscrizione, se coincide con la circoscrizione? E direi che per il momento mi posso fermare qui con le domande e poi magari continuiamo. Grazie. Allora, spero di ricordarmele, se no poi mi aiuti Mara. La prima credo fosse legata ai costi. Allora, questa è una scuola statale, quindi non ha costi. Il costo riguarda la mensa. Abbiamo poi un contributo volontario, di cui una parte ovviamente richiesta per l'assicurazione, una parte per il nostro libretto informativo con tutti i permessi e poi una parte invece di contributo volontario, che è il contributo per l'offerta formativa per i progetti. Il contributo volontario è di 30 euro all'anno e si paga all'atto della conferma. Il costo della mensa dipende dalla fascia di reddito, è un costo che è deciso dal comune, la refezione comunale. Abbiamo una cuoca interna che cucina tutti i giorni cibo fresco e che poi lo scodella, insomma lo serve ai bambini in sezione. Quanti bambini possiamo accogliere? Possiamo accogliere fino a 25 bambini se non ci sono alunni disabili gravi, oppure diciamo dai 20 ai 22 nel caso invece la sezione sia integrata. Durante il corso degli anni, cioè bambini di 4 e di 5 anni possono entrare solo se c'è posto. Quest'anno le sezioni le abbiamo tenute un po' più piccine, quindi può darsi che uno o due bambini possano entrare, ma dipenderà intanto dal fatto che l'emergenza sia finita, cosa che ci auguriamo tutti, e poi appunto dalla situazione delle sezioni. Non è facilissimo. I bambini anticipatari, cioè quelli che non compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2021, ma entro il 30 aprile 2022,
molto difficilmente entrano nella nostra scuola perché, come dicevo, abbiamo sempre una lista d'attesa molto folta. Invece quelli che sono nati nell'anno di riferimento, cioè che compiono i 3 anni entro il 31 di dicembre, entrano in base al punteggio della graduatoria. Noi non abbiamo da quest'anno nessuna possibilità di inserirci in questo meccanismo che è strettamente quantitativo, cioè dipende dai punteggi e dalle condizioni di priorità. Il quartiere non è il quartiere di circoscrizione, ma corrisponde ai 23 quartieri storici, quindi è molto più piccolo, e noi poi all'interno di questo quartiere più piccolo diamo priorità a quelli che risiedono nella zona di riferimento, quindi a parità di punteggio entra chi è nella zona di riferimento, cioè un quadrilatero che va da Corso Vittorio, prosegue lungo il Po, Corso San Maurizio, Giardini Reali, Piazza Castello e via Roma, chiudendo il quadrilatero. Non so se ho risposto a tutto, Mara, forse che sì, forse che no. Sì, nel frattempo sono arrivate altre domande. Per esempio, fino all'anno scorso c'era una domanda di iscrizione diversa per la nostra scuola e per una scuola che non sia statale, una scuola paritaria. È ancora così? No, da quest'anno la maggioranza delle scuole, credo nel nostro quartiere tutte, hanno aderito alla proposta fatta dal comune di unificare la graduatoria. Quindi voi fate un'unica domanda online sul portale di Torino Facile del comune di Torino, con lo SPID, come dicevo, e in questa domanda potete indicare in ordine di preferenza fino a 6 scuole, siano esse statali, paritarie o comunali, nell'ordine in cui vorreste frequentarle. Ovviamente se la nostra scuola la volete la volete mettere come prima, se ci tenete a venire nella nostra scuola dovete metterla come prima, perché questo dà un punteggio aggiuntivo. Bene, al momento le domande sono finite. Io appunto, prima di salutarvi, volevo appunto, se non ci sono domande, spero a questo punto che siamo stati abbastanza chiari, siamo però ovviamente a quegli indirizzi disponibili a rispondervi, e appunto qualcuno ci ha chiesto di visitare la nostra scuola e si è un po' piccato perché abbiamo detto che non è possibile. Dovete capire che siamo in un momento di grave emergenza e questa è una scelta che non è che ci piace, ma è imposta dalle regole legate alla massima riduzione del rischio. Noi abbiamo nella scuola 70 bambini, tutti senza mascherine. Chiunque entri nella scuola porta potenzialmente il virus a questi bambini, e quindi questo succede solo se proprio necessario. La visita della scuola purtroppo non è necessaria, ma sul sito dell'istituto potete fare un tour virtuale e poi speriamo nell'estate che tutto si risolva. Quindi arrivederci, manderei in onda magari... Scusate, arrivate delle altre domande se possiamo. Bene, ecco, bene. Perché ci sono diciamo in coda. Intanto ci sono tante domande sullo SPID, perché essendo una novità, insomma, i genitori sono un po' spiazzati. Qualcuno chiede se serve anche per la scuola primaria, diciamo che ho già risposto dicendo di no, ecco, no. Perché allora, per la scuola primaria andiamo tutto su un'altra direzione. Nella scuola primaria ho spiegato, anzi lo spiegherò venerdì nel caso veniste al nostro Open Day della primaria, il portale di riferimento è il portale del Ministero, bisogna registrarsi lì, si riceve un codice, non c'è bisogno di nessuno SPID. Lo SPID è una scelta del Comune di Torino che gestisce materialmente tutte le graduatorie. Come dicevo, la scuola, firmando questo accordo di rete con il comune, ha rinunciato alla propria autonomia rispetto sia alla scelta dei criteri, che erano un po' diversi, sia rispetto alla gestione. Quindi
la gestione è totalmente legata al comune. Come si fa ad avere lo SPID? Se andate sul sito del Comune di Torino Servizi Educativi, trovate il link che vi rimanda al sito del Ministero degli Interni, dove che vi spiega come funziona lo SPID e come si ottiene. Ovviamente bisogna avere un documento di identità in corso di validità, bisogna ovviamente presentarsi di persona in uno dei gestori che lo rilasciano. Uno di questi, per esempio, è l'ufficio postale. Ovviamente prima bisogna registrarsi sul portale, ma questo lo trovate, ripeto, sul sito. Se voi digitate su Google SPID, ottenimento dello SPID, lo trovate, oppure se andate sul sito del Comune di Torino, dei servizi educativi, iscrizione alla scuola dell'infanzia, trovate proprio il link che vi reindirizza al portale del Ministero che spiega come fare. Allora, poi c'è un unico messaggio con tante domande stile intervista. Allora, intanto si comincia con: all'atto dell'iscrizione si presenta l'ISEE 2020 o 2019? Credo 2019, perché ancora non c'è quello. 2020 non ce l'abbiamo, le iscrizioni scadono il 25 gennaio. Ah, ci sono attività aggiuntive, nuoto, gite o altro? Con che frequenza? Allora, noi siamo una scuola che esce tantissimo. Se voi andate sul sito del Tommaseo e leggete il PTOF, vedete che l'esterno è per noi un luogo di educazione e di apprendimento, cioè l'ambiente di apprendimento è tutto quello che ci sta intorno. Abbiamo una bellissima scuola all'interno, ma come tutte le scuole dell'istituto non è sufficiente, è molto piccola per poterla esplorare, per fare, le nostre scuole sono tutte in centro e quindi sono a portata di piedi da tantissime occasioni culturali, maggiori musei. Credo che il video che ha mostrato la maestra Cannella rendesse l'idea. Noi andiamo alla GAM, andiamo al Museo d'Arte Orientale, a Palazzo Madama, al Museo dei Perché, all'Osservatorio di Pino Torinese, perché la nostra scuola è dedicata ad un grande scienziato che era Giovanni Plana, a cui è dedicato uno dei mari della Luna che lui stesso ha scoperto. Quindi è una scuola molto vivace, lo scoprirete anche solo parlando poi una volta con i genitori che incontrerete per strada, che portano all'interno o che escono dalla nostra scuola. Quest'anno ovviamente le cose sono molto cambiate, ma stiamo cercando lo stesso di tenere alcune relazioni. I musei hanno tutti chiuso, per cui alcune delle attività le abbiamo dovute restringere, ma la ricchezza della progettualità è comunque grande. Ancora, chi insegna inglese è un insegnante madrelingua? Allora, l'anno scorso avevamo la teacher assistant, era una madrelingua. Se voi pensate che in tutto il Piemonte sono state assegnate dal Ministero solo 6 teacher assistant di inglesi, e una di queste è arrivata sulla nostra scuola, e noi abbiamo deciso di assegnarla in parte all'infanzia, e quindi sì, in quel caso sì. Viceversa, insomma, ci sono gli insegnanti di inglese della scuola media, insomma cerchiamo sempre di prevederlo. Quest'anno il progetto teacher assistant si è interrotto, ma per tutto l'anno scorso, anche durante il lockdown, la maestra d'inglese ha continuato a tenere i contatti. Benissimo, un'ultima domanda, una curiosità: l'orto dove si fa? Allora, l'orto in realtà è uno dei, come diceva la maestra Santina, abbiamo questo grande progetto finanziato dalla Fondazione con i bambini, insieme ad altre 5 scuole di Milano e di Padova. È uno di questi che prevede tante azioni e che coinvolgono non solo la scuola dell'infanzia, ma anche le altre sedi dell'istituto. Una di queste azioni prevede, appunto, si chiama dedicata al cortile, con il Politecnico di Milano, non di Torino, ha previsto proprio il rifacimento delle fioriere che saranno ad altezza di bambino,
che saranno appunto rifatte, ricomprate. Adesso ce ne abbiamo, abbiamo delle fioriere che ci erano fornite dal comune, ma sono più basse, sono più scomode, quindi l'orto si farà lì dentro queste nuove fioriere. Avremo anche i giochi d'acqua con una parete, con tutte dei percorsi costruiti per i bambini, avremo un ponte, una casetta nuova, come dicevamo, delle vele per fare ombra durante l'estate. Insomma, io per ora il cortile è usatissimo, abbiamo anche le biciclette, questa è una cosa di cui i bambini vanno molto, che piace molto ai bambini, per cui già quelli di 3 anni sanno tutti andare in bicicletta, nonostante lo spazio non sia tanto grande, è assolutamente molto usato. Bene, abbiamo finito con le domande. Allora, io vi saluto, ripeto, manderei in sovrimpressione il nostro grazie di essere qui con noi e con gli indirizzi a cui potete scrivere, e poi appunto speriamo presto di vederci, magari prima dell'estate, in modo da poterci incontrare e di farvi vedere la scuola, sperando che questo terribile virus sia sconfitto grazie al vaccino. Vi salutiamo. Grazie, lascio la parola alla regia e chiudiamo con la sigla.